Anna Pettinelli attacca Marco Predolin per le parole su Malgioglio, rincoglionito e cattivo. Il Grande Fratello VIP sta ottenendo grande riscontro di pubblico, con le prime tre puntate che non sono mai scese sotto il muro dei 4 milioni di telespettatori. Un cast assemblato in modo intelligente, una conduzione fortunata di Ilaria Blasi e Alfonso Signorini, un programma che complessivamente funziona e che, per questo, è capace di generare discussione anche fuori dalla casa, in strada e soprattutto sui social. La dimostrazione è il TV pubblicato da Anna Pettinelli, la nota speaker radiofonica che ha indirizzato al concorrente della casa Marco Predolin parole pesantissime. Se invecchiando divento come Predolin vi prego abbattetemi. Le parole violente di Predolin su Malgioglio. Il motivo della sua accusa è, probabilmente, conseguente all'uscita di Predolin in merito a Cristiano Malgioglio, diventata un piccolo caso. Il conduttore del gioco delle coppie aveva detto Malgioglio lo brucerei sul rogo come Giovanna d'Arco, portando alla richiesta di spiegazioni da parte di Alfonso Signorini, con Predolin che ha sostenuto fosse stata estrapolata dal contesto e aggravata proprio dall'essere stata isolata. La storia tra Predolin e Michelle Hunziker. Marco Predolin è entrato nella casa del Grande Fratello come uno dei personaggi più noti di questa edizione, o certamente uno nei confronti dei quali si provasse maggiore curiosità. Oltre ad essere stato conduttore del gioco delle coppie ed altri programmi celebri della storia della TV, Predolin è stato soprattutto famoso a causa del gossip e della sua storia con Michelle Hunziker, quando era solo una diciassettenne. Le foto e i presunti ricatti tra Predolin e Hunziker. Ma se la storia tra i due si esaurì a metà degli anni 90, diversi anni dopo che è stato un brutto strascico. Nel 2006, la fulminea liaison con il conduttore tornò prepotentemente alla ribalta. Nell'ambito del processo Valletto-Poli, la Hunziker testimoniò di essere stata ricattata da Fabrizio Corona per alcune foto risalenti all'estate 1994, che la mostravano in topless alle Maldive con Predolin. Successivamente, Michelle fece marcia indietro, dichiarando di aver coinvolto Corona nella vicenda per errore e scagionandolo del tutto. Intanto, nel mirino delle accuse era finito lo stesso Predolin, incolpato di complicità con il paparazzo che aveva scattato le tanto controverse fotografie.